Ogni edizione del nostro palco è caratterizzata da un tema storico, ovvero ogni anno si va a rivivere, a raccontare, a rievocare una piccola parte della storia del nostro borgo e del suo artefice, del suo progenitore, il cardinale Branda Castiglione. Egli fu un illustre mecenate, un abile diplomatico ed un prudente uomo di chiesa, attento alle correnti artistiche e letterarie del momento e consigliere fidato dei più potenti sovrani della sua epoca, il cardinale divenne un punto di riferimento per tutto il popolo, portando nel nostro borgo la cultura, l'arte e la fede. Ora, il tema storico di questa 45esima edizione del nostro palio vuole celebrare il sesto centenario di fondazione della città di Castiglione a Roma. Risale infatti al 7 gennaio 1422 la bolla apostolica Sedis Providentia, con la quale Papa Martino V concesse l'edificazione della collegiata, cuore del nostro borgo, che in quegli anni fu interamente rimodellata dal cardinale sui resti di un'antica rocca caduta in rovina. Attorno alla neonata collegiata, il cardinale aprì anche grandi cantieri, fece risistemare il suo palazzo e ne costruì uno per i suoi familiari. Edificò una chiesa e fondò un convento, istituì una scuola di musica e di grammatica, la scolastica, e dotò il borgo di una biblioteca e di tesori inestimabili, trasformando Castiglione Olona in una cittadella ideale, anzi, nella prima città ideale al mondo, secondo i canoni urbanistici, architettonici e sociali tipici della cultura umanistica e del pensiero rinascimentale. E sì, Luca, come dicevi, quest'anno in punta di piedi e con occhi pieni di curiosità, nel sesto centenario di rieducazione della città di Castiglione Olona, andremo a scoprire proprio come è nato il nostro antico borgo, come il cardinale Branda Castiglione lo ha pensato, lo ha sognato, lo ha ideato, plasmandolo ad immagine della cittadella ideale dell'umanesimo. È proprio il 7 gennaio 1422. Papa Martino V, al secolo Ottone Colonna, eletto Papa al Concilio di Costanza, ove aveva partecipato anche il nostro cardinale, con la bolla apostolica Sedis Providentia, concede proprio l'edificazione della chiesa collegiata, cuore della nostra città, che in quegli anni fu appunto costruita, come diceva Luca, e rimodellata dal cardinale come città di Ali, tra il 1420 e il 1430. Il fatto di aver ottenuto l'autorizzazione alla costruzione della collegiata proprio con una bolla papale sottolinea l'importanza della nascita del nostro borgo e della stessa collegiata. Laddove un secolo prima, nel Medioevo, sorgeva un antico castello che è stato poi distrutto nel corso di due assedi, e poi laddove è sorta anche la chiesa parrocchiale dedicata a San Lorenzo, che era così rovinata nel suo edificio, nelle abitazioni, che nessun rettore vi poteva richiedere né attendere ai divini uffici, il cardinale Branda fa edificare la collegiata, edificio a pianta basilicale che per l'epoca rappresenta una scelta stilistica architettonica innovativa, simbolo di magnificenza, dando vita ad un complesso monumentale al quale in seguito l'arte di Masolino da Panicale diede grande fama e che da allora, da ben 600 anni, veglia sul nostro borgo. E come la fenice sorge e riprende vita dalle proprie ceneri, così l'amata collegiata è sorta sulle rovine di antichi edifici. Il sogno di un grande uomo di chiesa e di cultura, patrona delle arti e fine diplomatico, è già quale è stato il nostro cardinale, questo è mio. È un sogno che è durato per ben 3 anni. Sì, perché 3 sono gli anni che ci sono voluti per la realizzazione della nostra chiesa, dal 1422 al 1425. Ed è quella ragione per la quale anche i nostri festeggiamenti per il sesto centenario della collegiata dureranno per ben 3 anni. Ma allora abbiamo già forse svelato troppo di questa drammatizzazione e di questa edizione, per cui è giunto il momento che la drammatizzazione abbia inizio. Buona visione a tutti!